Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene, benvenuti in questo nuovo video. Io sono NerdShowMovie, oggi siamo qui tornati con il terzo episodio dell'Angolo del Fumetto. Oggi andremo a fare un unboxing di fumetti e anche una cosa che ho comprato a parte che però ci tenevo a farvi vedere. E iniziamo dalla cosa che non ci importa, sinceramente, è un power bank della Seven. Questo qui l'ho preso sempre per il canale, così casomai quando sono fuori a fare tipo, non so, i video vlog e mi si scarica il telefono, ho sempre questo qui da portarmi a dietro. Si apre da qua dietro. Come vedete qua c'è il caricatore, ci sono, se no ci sono pure le spine. Questo qui l'ho pagato 6 euro, era in super promozione, 40% di sconto. E niente, sinceramente l'ho provato anche un attimo ieri, ma funziona abbastanza bene. Ecco, abbastanza bene. Ok, adesso passiamo al sodo. Come potete vedere qua ci sono 5 fumetti, allora io direi di iniziare dal primo, cioè Secret Six Unity, Batman e Superman, il numero 4. Questi qui li potete trovare in edicola a 5 euro. È una serie, i disegni sono molto belli. Non vi sto a spoilerare niente se state facendo la collezione oppure vi interesserebbe comprarli, quindi non vi sto a dire niente di particolare. E il prossimo, cioè il numero 5, dovrebbe uscire il 22 ottobre, quindi penso oggi. Ok, bene, passiamo al prossimo, cioè il numero 9 di Batman, anche questo qui li trovate in edicola a 5 euro. Questa qui è una serie che sto pure collezionando. La rivincita del Cavaliere Oscuro, il numero 10 uscirà il 29, quindi proprio questa settimana, un giorno prima di Halloween. Anche qui i disegni sono molto belli, la storia è molto convincente, io l'ho già letta ieri sera. Cioè, ho già finito il fumetto, non mi sto nemmeno qui a spoilerare niente. Succede una cosa bruttissima, ma che vi voglio evitare. E anche questi qua li potete trovare in edicola. Mi piace soprattutto l'immagine. Poi passiamo ai tre volumi giganti, cioè l'1, il 2 e il 3 di Deadpool, sempre il marchio Marvel. Questi qui li ho trovati super scontati al libraccio, pagato, questo qui pagato 7 euro, gli altri due pagati 6. Qua i disegni sono davvero belli, adesso non so quanto si vedranno. È un libro anche abbastanza grosso, se ci fate caso, cioè ci saranno un bel po' di pagine. Non c'è pubblicità, quindi non ci sono uscite di altri fumetti o cose del genere. Tranne qualche interruzione, ma tipo capitolo 6, capitolo 2, tipo questo. E andiamo a vedere il numero 2, cioè questo qua. Olocausti è il titolo del fumetto, Deadpool è il continuo saga del numero 1. E qua invece c'è alcune interruzioni, ma credo che facciano parte di tutto il fumetto, ecco. Questo qui invece è pagato 6 euro. Passiamo invece al terzo, che secondo me è quello che ha la copertina più figa. Come potete vedere, questo Deadpool molto che sta male. Come vedete, ci sono sempre i disegni uguali, credo che siano stati fatti sempre dagli stessi autori. È il numero 3 della serie e ho iniziato a leggere per il momento l'uno, ma proprio le prime 10 pagine, non altro. Ragazzi, domani uscirà i tipi di Batman. Se ce l'avete presente il video che ho fatto, mi sembra giovedì scorso, adesso non mi ricordo tutti i Joker. Andatevelo a rivedere se non l'avete ancora visto, quindi link qua sotto in descrizione. Uscirà anche su Batman, poi se volete porterò anche altri video del genere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividere questo video con tutti i vostri amici, cani, gatti, piante, nonne, nonni, eccetera. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye!